Nessuna dichiarazione all'arrivo in una busta, un pacco di carte. Con gli avvocati Danilo Leva e Giuseppe Stellato sale al terzo piano dal procuratore Nicola D'Angelo. Terminato l'incontro, un'oretta dopo, l'ex commissario della sanità Angelo Giustini riesce a seminare i giornalisti. Indagato per omissione di atti e abuso d'ufficio in relazione alla gestione dell'emergenza Covid, ha scelto la facoltà di non rispondere. La sua difesa passerà per ora da una memoria che i legali produrranno anche in base agli atti che a loro il generale ha consegnato. E crediamo che la complessità anche dell'imputazione provvisoria che gli viene al momento contestata meriti un approfondimento vero, insomma, da parte nostra, e quindi ci siamo riservati nei prossimi giorni di depositare una memoria difensiva articolata sulle diverse contestazioni. L'imputazione è provvisoria, l'inchiesta non è nella fase finale. Dalla posizione e dal contributo che Giustini fornirà al capo della procura e agli organi investigativi da lui delegati, probabilmente, questa la sensazione, dipenderà anche il seguito. A Giustini, a grandi linee, D'Angelo contesta di non aver assolto il suo ruolo di comandante in capo della sanità molisana nella gestione della pandemia, dalla mancata contrattualizzazione dei privati per i letti di terapia intensiva alla proposta a Roma di un progetto per il centro Covid all'Arino, che sarebbe diventato, secondo il PM, un lazzaretto perché prevedeva solo un reparto di intensiva e uno di subintensiva. E poi la nomina del direttore dell'ASREM Florenzano, commissario straordinario, un abuso che per la procura è stato messo in campo per sfuggire alle proprie responsabilità. Anche se materialmente non si è poi concretizzato, il DG della Salute Urbani a Giustini ha scritto subito che quella funzione il generale non può delegarla. Ma a me pare, leggendole, che si tratta di condotte non penalmente rilevanti, ecco, cioè, siamo molto sereni su questo, motivo per il quale approfondiremo, perché c'è bisogno tecnicamente di approfondire tutti i diversi passaggi e depositeremo una memoria, insomma. Con le dimissioni Giustini ha certo allentato la tensione su di lui e recuperato lo spazio fisiologico per una difesa più tecnicamente pulita ed efficace. È sereno, ha piena fiducia nell'operato della magistratura, si è dimesso, come dire, proprio al fine di sgombrare il campo da ogni tipo di anche illazione da questo punto di vista, non mi riferisco alla vicenda giudiziaria in sé, ma ad altre illazioni. Quindi si è dimesso e serenamente affronterà questa vicenda penale. Chi lo frequenta lo descrive comunque amareggiato. La notizia dell'indagine a suo carico ha dato la stura, certo fuori dai palazzi giudiziari, a chi ha voluto dipingerlo mediaticamente come unico responsabile di un disastro evidente, quello dell'assistenza ai Covid e ai non Covid di Molise da un anno a questa parte. Rispetto alle illazioni, buona giornata. Quasi l'impressione che fosse lui l'unico responsabile, avvocato. Buona giornata a tutti.